Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Come avrete letto dal titolo, anche se questa volta il titolo è meno chiaro del solito, questo video consiste nel fare un grow up, diciamo, sia fisico che mentale, perché da quando appunto ho scoperto che dovevo stare in isolamento mi sono un po' tralasciata, e in realtà è la cosa più sbagliata del mondo, perché proprio perché sono a casa dovrei avere più tempo di dedicarmi, oltre alle cose da fare, come ho già detto nello scorso video, quindi magari appunto YouTube oppure la scuola, anche a me stessa e soprattutto a me stessa. Quindi, visto che oggi ho meno da studiare rispetto al solito, ho deciso di dedicare questo pomeriggio, perché comunque sono le due, appunto alla cura di me stessa, quindi mi occuperò di capelli, pelle, eccetera eccetera. Allora, direi che, come si può benissimo notare, la cosa da cui dovrei partire sono i capelli, che sono diventati olio, quindi direi che è il momento di lavarli. Vi porterò con me nella mia hair care routine. Io direi da cominciare mettendo in ordine un po' la stanza, perché una cosa che mi condiziona un sacco sono le condizioni della mia stanza. Se la mia stanza è in disordine, di conseguenza anche io non ho voglia di fare nulla, mi prende proprio male. E che, visto che stamattina ho fatto la dad e si può benissimo notare dalle condizioni della mia scrivania, di mettere un po' a posto la stanza e poi cominceremo il tutto. Sistemata, può non sembrare in ordine, posso assicurare che era molto peggio prima. Ok, sono in bagno e mi sto per fare la doccia. Ieri sera, in diretta con voi, mentre facevo la skin care sui capelli, principalmente sulle punte ma non solo, ho messo questo prodotto qui, che è l'olio di argan della Naji, che è la marca mia preferita per quanto riguarda la cura dei capelli. Mi piace sia il profumo che ha, sia l'effetto, insomma, buonissimo. E magari per la doccia, cioè, ho pensato che poteva essere utile, però non lo so, cioè un tentativo che sto facendo. Solitamente, per quanto riguarda i capelli, io alterno un sacco di prodotti ogni volta che faccio la doccia, perché almeno nel mio caso, vabbè, ogni capello è diverso, quindi vi potete basare su quello che vi sto facendo vedere io, ma in realtà dipende molto da persona a persona, perché se utilizzo sempre gli stessi prodotti mi si sporcano già dal primo giorno che li ho lavati praticamente. E quando utilizzo quelli di Erbasta, che sono quelli che andrò ad utilizzare questa volta, utilizzo sia lo shampoo che il balsamo. Beh, fate caso che è ridotto così, ma questa volta, visto che comunque ho più tempo, voglio provare ad utilizzare sicuramente lo shampoo, e al posto del balsamo questa maschera, che è sempre di Airbust, dice di tenerla sulle punte per 5-10 minuti e dopo lo shampoo, quindi proveremo i due prodotti perché secondo me hanno un effetto migliore. Per quanto invece riguarda profumazione corpo, utilizzo questo qui di Victoria's Secret, è alla vaniglia e ho sia il profumo che la crema, che probabilmente andrò a mettere dopo, quindi almeno ho sempre lo stesso odore, perché è proprio la stessa linea, sempre bere vanilla. Solitamente, ma penso che ormai lo sappiate tutti quanti, prima di farmi la doccia metto la musica e la metto sul telefono. Il momento doccia è il momento preferito della giornata, e solitamente quando c'è scuola lo faccio sempre la sera, perché durante il giorno non ho mai tempo e arrivo quel momento di relaxing, come magari hai studiato fino al momento prima e pensi soltanto a rilassarti, e la musica in questo mi aiuta tantissimo. Io odio vedermi con il turbante dopo la doccia, cioè non mi piace niente il mio viso così, perché dopo la doccia escono tutte le mie imperfezioni. Ora vado a fare una maschera, sempre per rimanere appunto nel tema del video, e voglio fare questa qui di Hello Body Coco Care, che rende la pelle molto molto idratata, che è questa qui, però a me piace un sacco, e la metto con questo pennellino, quindi è pure divertente mettersi a dare tutta la forma. Ora vado a sciacquare il pennello e devo aspettare, se non sbaglio, 15 o 10 minuti. 15 minuti, quindi mettiamo il timer. Messo, ok, ho rimosso la maschera e il turbante, che ha lasciato un sacco di, tipo,
cosi bianchi. Vorrei farvi vedere bene 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 la routine, ma sto registrando un TikTok, comunque potete vederlo là, vi lascio il link nell'info box, come potete vedere sto alle prese con il TikTok. Comunque in linea generale applico questo prodotto qui sulle punte, poi ripettino e con questo pettine qui che ha i dentini stretti proprio da parrucchiere vado a fare la linea in mezzo, però con questa parte qua finale, cioè non con il pettine. Allora, io non so se è stata la maschera oppure l'olio che ho messo ieri sera oppure il fatto che non li lavassi da un po'. Ragazzi, cioè non si nota perché non lo potete notare, ma sono un sacco morbidi e io di solito ogni volta che asciugo i capelli sono sempre gonfissimi e secchi, mentre ora sono rinati. Ora passo al trucco. Anche oggi farò un trucco molto molto leggero. Mi è morta la videocamera e quindi ho fatto una diretta su TikTok in cui mi truccavo, comunque mi sono truccata. Ora voglio vestirmi un po' più comoda perché non posso stare con la maglietta a mezze maniche. Quindi andiamo qui sotto, in cui tengo tutte le tute, quindi cose comode. Questa tuta qui, perché per uscire questa qua non la indosso praticamente mai. E sopra questa maglietta qua, che è non è proprio una maglietta, è una felpa molto molto leggera, bianca. Per rimanere sempre con stile, vado a mettere questi calzini qua con i brillantini a completare l'outfit. E alla base di tutta l'organizzazione ci sono profumo e crema, che non lo so, se io mi sento profumata mi sento meglio e poi mi sento anche più motivata a fare tutto. Quindi metto la crema, sempre Bere Vanilla come vi dicevo prima, con il profumo uguale. Adoro tutto ciò. No, non avete capito, ho fatto un danno che non finisce più. Ho fatto cadere tutta la crema per terra su tutto il mobile. No, vabbè. Ma che ci faccio con tutta sta crema io? Mi sono preparata questa merenda, che è yogurt greco con lo sciroppo d'acero, gocce di cioccolato e banana. E mi dà l'idea tipo di gelato, non so perché, forse perché è freddo, non lo so, vabbè. E adesso ho deciso di mangiarlo in completa tranquillità davanti alla mia serie del momento, che è Dynasty. Sto troppo in fissa. Non ci credo neanche io con il libro in mano. Ma sinceramente ogni volta che qualcuno mi ha chiesto "Ma ti piace leggere?" io non ho mai saputo cosa rispondere, perché non ho mai avuto veramente il tempo di mettermi a leggere. Questo libro mi è stato regalato, passato più che altro, l'anno scorso, cioè praticamente un anno fa, forse di più. E si chiama Vivere, Amare, Capirsi. Non mi ricordo bene la trama perché me l'avevano detta, ma adesso non me la ricordo. Me l'hanno dato i miei genitori. Come si può notare dalle pagine, comunque è un libro abbastanza vecchiotto, perché comunque le pagine sono gialle, quindi di sicuro recente non è. 1985, cioè questo è un reperto storico. Me l'hanno detto leggilo, figlio di leggilo, e quindi adesso lo leggerò. Ok, adesso mi devo mettere a studiare, quindi mi riempio la mia borraccia d'acqua. It means that we are using it in a wrong way. We should surround ourselves with people or do things we like, so we will not worry about it anymore. Il video è concluso. Spero che vi sia piaciuto. Ora non so come verrà nel complesso, ma dall'impressione che ho avuto registrandolo avrei voluto un video diverso, cioè avrei voluto fare molto più cose, ma non mi sono più venute idee a metà video, quindi vi ho fatto vedere un po' quello che ho fatto durante la serata. Detto questo, io vi ricordo di seguirmi sia su Instagram che su TikTok, mi chiamo così, e ci vediamo al prossimo video.